Ti carro il picone, l'ora legale verrà premiata al 45esimo premio della satira. Vi ritroverete sul palco con Serena Dandini. Dopo 16 anni, dall'ottavo nano ritroviamo la nostra Serenona. Secondo noi la satira comunque c'è sempre stata e sempre ci sarà. Se cambia, cambia perché cambia l'attualità. Cioè, oggi si occupa di un presidente del consiglio che si chiama Tizio, domani si occupa di un presidente del consiglio che si chiama Caio, però la satira c'è sempre stata, sia ai tempi dell'ottavo nano, anche ora c'è ed è pure feroce in alcuni casi, per cui viva la satira. Ma più che difficile scegliere il target, più difficile è non farsi superare dalla realtà, perché prima con la satira, no, uno ingigantiva, esagerava e diceva vabbè, esageriamo sui politici, sulla politica, cercando, come dire, di cercare l'ironia appunto per eccesso. E qua invece tu non fai in tempo ad esagerare, che loro ti superano a destra ed esagerano molto più di te, quindi è difficile, come dire, stare al passo con i politici che hanno evidentemente degli autori bravissimi, molto più bravi. Ecco, perché non date il premio 45esima satira, che so, a Renzi? O 45esimo premio della satira a Berlusconi, no? A Grillo, a Salvini, il capo della satira. Io lo darei per i prossimi 5 anni, cioè... Felpe comprese. Questa è casa nostra, la satira. La satira è casa nostra, cioè una cosa che frequentiamo sia quando facciamo televisione, quando è. Certo, non dire frequentiamo, che poi dicono questi frequentano. No, non frequentiamo la satira. Però sicuramente nel caso specifico dell'ora legale siamo molto contenti, perché è un film a cui tenevamo molto, come tutti gli altri. E questo in particolare ha colpito, probabilmente perché parla veramente dell'attualità, di noi stessi, parla di noi stessi, e quindi siamo particolarmente contenti.